A San Francisco, di notte, il 6 agosto 2003, la nottata all'ostello. Volete dei biscotti per la colazione? Di che colore? Bianchi, rossi, verdi, neri, con mandorlo, ovetta? Volete dei gentilini? No! Col cioccolato dell'Africa nera o il miele delle Alpi zigane, doppio strato di marmellata afghana, un triplo salto mortale! Volete ancora dei gentilini? Vuoi un cerottino perché la scarpa ti ha fatto una piaghetta? Trasparente, colorato, di quale cartone animato? Che non ti stacchi i peli quando lo togli, quadrato, rotondo, ovale, di che misura? Piccolo, medio, grande, per quale dito del piede? L'anguce, il medio, il mignolo? Ero rassegnato. Forse non ci accontentiamo mai, o ci accontentiamo troppo facilmente, e non ce ne accorgeremo. E ci lamentiamo quanto ci lamentiamo. Cercare la forza, l'energia. Per che cosa? Se tra 60 anni moriamo. Quella bella casa assuata di almeno 200 metri quadrati con vista sull'oceano. Il più grosso o il più grasso pensiero è mangiare di tutto e in grosse quantità. Non esistono le mezze porzioni, neanche nella vita, o tutto o niente. Tutto è studiato nei minimi particolari per vivere bene. Le città grandi con grandi strade per non avere il traffico. Il semaforo con il conto alla rovescia per non rischiare. I stop rispettati. Grandi parchi pieni di attività sportive per picnic con barbecue già incorporato. È un'erba talmente folta che potrebbe essere un tappeto di casa messo lì ad asciugare. È più strano parlare con lei. Con i fiocchi strani erano fini più di una giapponese, lunghi più di una cinese piccoli. La pupilla era quasi invisibile. Era affascinato, incuriosito, divertito da questo incontro. Un barcone in mezzo a Market Street, la via principale di San Francisco, con di fuori un pisello gigante che si è messo a pisciare di fronte a tutti e la sua pipì sarà durata almeno 3 minuti senza interruzioni. Viaggio. La vita è una. Mio padre ripete la teoria dell'astronave che viviamo su questo gran... Io giro, vado, dovrei scappare. L'unica cosa che mi spinge avanti è una specie di curiosità. Sono in balia delle correnti, dei venti, in una barca senza rete. Senza me e senza il più high on.